Hola, ciao a tutti, buonasera a tutti, come state? Come state? Io sono il prof Renato Marinelli della Fluency Academy. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, uma aula ao vivo aqui no YouTube. De italiano, e eu sou muito, muito, muito feliz aqui de ver todas essas pessoas aqui mesmo no bate-papo. Buonasera a tutti. Então, tô vendo aqui no bate-papo pessoas novas, mas também pessoas que já conheci. Nos cursos, muito bem, sejam muitos, mas muitos bem-vindos a essa aula ao vivo, benvenuti e benvenute, no? Insomma, a questa lezione online qui su YouTube della Fluency Academy e oggi, quindi, insomma, vedo che siete in tanti, che bello e che bello rivedervi tutti, che bello rivedervi tutti. Então, somente para lembrar todos vocês que aqui mesmo na descrição tem um link para baixar o material que é disponível para download, primeiramente, e também para compartilhar essa live, com seus amigos, com quem vocês quiserem, né? Eu vou falando um pouco em italiano, um pouco em português, mas também vocês aí me falem aqui mesmo no bate-papo, um pouco, né, se querem que o falem mais em italiano ou falem um pouco mais devagarinho em italiano ou mais em português, hein? Pode ser também. Eu tenho esse sotaque um pouco assim, um pouco raro. Mas, bom, primeiramente, pessoal, primeiramente, prima di tutto, o som e o vídeo está bem? Falem sempre lá no bate-papo se está tudo certo, se está tudo ok. E assim podemos continuar e podemos começar mesmo, né, a nossa aula aqui. Più in italiano, mais em italiano. Ah, que bene, coraggiosi. Vocês sabem que eu sou mesmo da Itália do Sul, né? E eu sou de Nápoles, que é a cidade da pizza, não? Nós temos também o nosso dialeto, né, a nossa língua, o napoletano. Mas, claramente, não, vou falando em italiano. Às vezes falo um pouco rápido demais, mas só falar lá no bate-papo mesmo, sem se eu estou exagerando, né? Exagerando um pouco. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E pronto, falei aí que na descrição fica tudo disponível para. Fica o link aí disponível para download. E quem está assistindo com o telefone, não? Com o celular, não? Com o telefonino, é melhor assistir no horizontal do que no vertical, ok? Isso assim, simplesmente para começar, para aproveitar no máximo, né, dessa live. Muito bem. Eu tô lendo aqui no chat, então qualquer coisa, sempre falar aqui mesmo no bate-papo. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar então falando do que vamos falar hoje. Cominciamo a dire, quindi, quello di cui dobbiamo parlare. Ah, outra coisa importante. È só atualizzare a pagina, non si di repente si bloqueia aí, è só atualizzare, tá? Muito bem, pessoal. Então, começamos então falando desse tema, não, di oggi. Cominciamo a parlare di questo tema di oggi, il tema di questi verbi ingannosos, verbi, come potremmo dire engannosos in italiano? Ingannevoli, no? Ingannevoli. Guardate qui che
Che bella parola anche, no? Ingannevoli con queste due belle N, no? Che insomma ci danno magari un poco di fastidio nella pronuncia all'inizio, no? Insomma che diventa sempre un po' così, però ingannevoli, no? Che cosa sono? Vediamo un poco quindi però di capire che cosa sono questi verbi ingannevoli. Verbi ingannevoli sono tutti quei verbi, ecco, è una categoria che io non è che, diciamo, si trova sui libri, no, di grammatica, però esistono in tutte le lingue, no, questi verbi, perché dipendono un poco dalla nostra lingua madre, in questo caso il portoghese, per voi, nesse caso il portoghese para vocês, e são todos aqueles verbos que podem confundir. Porque se escrevem quase da mesma forma e se pronunciam quase da mesma forma, mas e o significado também é mais ou menos o mesmo, mas se construem no, na frase de forma um pouco diferente, né? Quindi, cosa sono questi verbi? Sono tutti quei verbi. Ora vediamo la seconda slide. Vediamo. Appena si carica la seconda slide, che la riuscite subito a vedere. Attenzione. Sono tutti quei verbi, eccoli qua, che si scrivono e si pronunciano in modo simile in italiano e in portoghese. Inoltre, hanno lo stesso significato. Ciò che cambia è la loro costruzione all'interno della frase. Per questo sono ingannevoli. Ok? São verbos que se escrevem, se pronunciam de forma parecida em português e italiano. Além disso, eles têm o mesmo significado, mas que muda é a construção deles dentro da frase. Por isso, são enganosos. Ok? Quindi, ovviamente sono una categoria, no? Insomma, di verbi ai quali dobbiamo fare un po' di attenzione perché sono proprio quei verbi che poi anche chi è molto bravo a parlare in italiano diventa molto avanzato, no? Come livello, alla fine si porta dietro proprio quegli errori che sono dovuti a questi piccoli inganni, no? Che fanno questi verbi, ok? Então, somente para dizer que claramente esses são os típicos verbos que também até as pessoas que se tornam muito, muito, muito avançadas em termos de nível, né, de italiano, de qualquer outro idioma, depois eles continuam tendo essas dificuldades com esses verbos, tá? Muito bem, pessoal. Esqueci de dizer uma coisa sobre o tópico mesmo, né? Que essa aula ao vivo, para as pessoas que não sabem o que é, tá baseada no Walk and Talk, né? O Walk and Talk é um podcast da Fluency Academy, feito para treinar a escuta, a fala, a compreensão e é extremamente útil. Então, essa aqui tá baseado no Walking Talk 55, no Walking Talk 55. Muito bem, pessoal. Isso simplesmente para dar um contexto. Mas agora voltamos ao nosso assunto, questi verbi ingannevoli. Perfeito. Vediamo un poco, perciò, vediamo un poco, vediamo un esempio quindi di questi verbi ingannevoli, no? Oggi ho preparato 5 esempi di 5 verbi diversi che sono molto utilizzati in italiano e che ovviamente, insomma, dobbiamo capire, no? Un attimo come si comportano, ma tutto molto facile, non si preoccupi, no? È molto facile, è solo se lembrar da costruzione dos verbos e das diferenças, né, entre os idiomas. Mas também bonito, né, uma coisa bonita de aprender um idioma, né? Que bom. Vamos lá. Vamos lá. E então.
são segundinho aqui que PDF tá. Aí. Prima cosa, primo verbo, il verbo nascere, ok? Il verbo nascere è un verbo molto utilizzato, ok, in italiano. Il verbo nasce, nasce. E come vedete, no, si comporta in modo un po' diverso, in modo un po' diverso in italiano e in portoghese. Perché? Perché in portoghese, in portoghese, tem sempre depois esse M, ok? Dopo il verbo nascer. E una si em home. E un Alberto nasceu 25 em 25 de dezembro. Ele nasceu em 1992. Então, português tem sempre, né, esse em que facilita um pouco, né, as coisas. Em italiano não é sempre assim. Então, em italiano depende muito da palavra che tem depois do verbo nascere, che c'è dopo il verbo nascere. Per questo è importante sapere come si comporta questo verbo nascere, d'accordo? Se vedete bene, una regola qui è quando il verbo nascere è seguito da un nome di una città, no? Come esempio Roma, ok? Allora si deve usare la preposizione a, quindi sono nato a Roma, e una si en Roma. Quindi non si dice, attenzione, sono nato in Roma, che è quello che magari verrebbe da dire, no? A una persona che parla il portoghese come prima lingua, no? Quindi bisogna sapere che quando si dice sono nato a Napoli, sono nato a Roma si usa proprio la preposizione a, ok? Questa è la prima cosa. Essa aqui é a primeira coisa. Essa aqui é a primeira coisa. Muito bem, muito bem. E então, essa é a prima particularidade, né, desse verbo nascere em italiano, ok? Nascere, nascere. Segunda particularidade desse verbo nascere em italiano è che dopo il verbo nascere ci può essere anche una data, ok? Come il 25 dicembre, ok? In questi casi, dopo il verbo nascere in italiano, quindi si deve usare direttamente la data. Io sono nato il 18 giugno. Il mio anniversario è dentro di pochino, eh? Quindi io sono nato il 18 giugno. In portoghese io diria eu nasci em 18 di giugno, ok? Quindi vedete quest'altra differenza. Quando dopo c'è una data, no? Una data, si deve per forza mettere la data subito dopo il verbo, ok? Con l'articolo il, ok? Sempre il 18 giugno, il 10 luglio, il 1º giugno. No? Quindi sempre il, ok? Sempre il. Terza opzione è quando diciamo, no? Nel 1990. Quindi non diciamo la data precisa, il giorno, ma diciamo l'anno. In questo caso qua è più facile, è mais fácil, perché è mais parecido ao português. Quando depois tem uma data tipo 1990, 1980, ou como nesse caso, 1992, então dá para utilizar este em, também em italiano, ok? Quindi diventa nel, perché sarebbe in più il, che insieme diventano nel, ok? Lui è nato nel 1992, ok? Então, pessoal, até aqui tem umas perguntinhas. Ditemi un po' quando siete nati voi, così vedo se avete già, no, capito bene come si utilizza questo verbo nascere, no, in italiano, che è un verbo anche irregolare, no? È un verbo anche irregolare perché è anche la sua coniugazione, ora la vediamo, è un po' irregolare, ok? Però la cosa importante è che vi rendete conto, no, di come si comporta questo verbo, no? Insomma, con queste costruzioni, no? E la differenza di conseguenza con il portoghese, ok?
Allora, vediamo un poco. Sono nato nel 1982, sono nato nel 1979. Ok, con l'anno non ci sono problemi, sto vedendo. Ok, benissimo. Sono nato il 22 maggio. Perfetto, perfetto. Ricordatevi che voi potete anche dire l'anno, sono nato il 22 maggio del 1992, ok? Sono nato il 22 maggio del 1990, ok? In questo caso, quindi dite così, sono nato il 22 maggio del 1990, ok? Guardate che ora ve lo scrivo, ad esempio, guardate così, sono nato il 18 giugno del 1993, ok? In questo caso, vedete che io sto utilizzando questa seconda, no, opzione che vi ho detto, sono nato il, no? 18 giugno e poi ci ha messo anche l'anno, no? Del 1993. È un sì in 18 di giugno do ano 1993, ok? Perfetto? Perfetto? Ci siamo? Ci siamo, pessoal? Eh? È tutto liscio, eh? È tutto per adesso, diciamo, è tutto chiaro, no? Vediamo, ad esempio, io posso anche dire adesso, no, giusto per entrare un attimo nel merito, la coniugazione di questo verbo. Quindi com'è? Io nasco, no? Così. Poi c'è tu nasci, lui o lei nasce, noi nasciamo, voi nascete, loro nascono. Eh? Vedete quindi come si comporta questo verbo, che è un po' strano, anche la pronuncia, no? Io nasco, facciamo attenzione, nasco, tu nasci, lui o lei nasce. Noi nasciamo, voi nascete, loro nascono. Ok? Ok, perfetto, perfetto, dai, fantastico, fantastico. Allora, vediamo un poco. Allora, innanzitutto. Allora. Perfetto. Allora, vediamo quindi ora di passare al verbo qui successivo, ok? Vediamo quindi di passare al verbo successivo. Il verbo successivo, di conseguenza quale sarà, no? E se è tutto chiaro, adesso ditemi qui nella chat se è chiaro, no? Per adesso anche la coniugazione di questo verbo, no? Se è tutto a posto. Ditemi sempre, perfetto, lo sapete utilizzare. Muito bem, pessoal. Acho que tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Perfetto, perfetto. Allora, ora andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Vediamo allora questo secondo verbo che ho preparato quest'oggi. Visto che il verbo nascere, sto vedendo che è chiaro, è chiaro. João chiede, il verbo crescere è la stessa coniugazione? Allora sì, praticamente è quasi la stessa, quindi è io cresco, tu cresci, lui cresce, noi cresciamo, voi crescete, loro crescono. Quindi sì, è praticamente quasi la stessa. Mio fratello è nato il 18 giugno come te, dice Eliana. Molto bene, gemelli, anche lui. Perfetto. E questo, vedete? È il secondo invece verbo che ho preparato. Io sono gemius, no? Gemelli, gemelli, gemelli. Comunque, penso che si dice gemius, no? In portoghese. Ok, quindi il secondo verbo che ho preparato quest'oggi è il verbo sognare. Che bel verbo sognare. Allora, quindi, questo verbo sognare è un verbo che spesso, no, crea qualche difficoltà, no, a chi parla il portoghese come prima lingua, perché come vedete, no,
è tutto è molto simile, no? Sognare, no? Quindi il significato, la pronuncia, anche come si scrive, praticamente, no? Sembra che tutto a posto, invece no, può ingannare un poco, poggi ingannare. Um pouco, pode enganar um pouco, porque depois, né, a construção é um pouco diferente, é um pouco diferente. Em que senso é um pouco diferente? Vediamo. Stanotte ti ho sognato. Essa noite eu sonhei com você, ok? Davvero mi hai sognato? Sério que você sonhou comigo? Allora, quindi vedete che in portoghese in portoghese si dice, ditemi se sbaglio, sognar con alguien. Ok? Quindi sognar con alguien. In italiano non si sogna con qualcuno. In italiano si sogna qualcuno. Ok? Senza il con, senza questa preposizione. Ok? E quindi, no? Io mi ricordo, no? Insomma, altre volte, no, mi sono trovato a correggere, no, insomma, brasiliani e portoghesi, insomma, che facevano spesso questo errore, magari sapevano parlare veramente molto bene italiano. Però, no, diciamo, ah, stanotte ho sognato con quella persona. Ma come con? In che senso con? No, sembra strano, parece un poco raro, né, ho visto in italiano. Por isso, no, è meglio entender bem como falar isso, né? Como falar isso e entender também o utilizo das preposições. Neste caso mesmo, não tem preposição. Não tem preposição, ok? In italiano. Quindi io ti sogno, no? Quindi stanotte ti ho sognato. Davvero mi hai sognato, ok? Quindi vedete, no, che è molto diretto in italiano, no? Quindi non ci vuole preposizione. Ma anche un'altra cosa. Guardate quest'altra pronuncia, no? Sognare. Sognare. Sognare, quindi è un altro verbo. Vediamo un attimo anche, esploriamo questa coniugazione, no? Vamos ver essa conjugação. Né? Como é que funciona? Vamos ver, vamos ver. Quindi, io sogno, no? Io sogno, eu sogno. Io sogno. Tu sogni, ok? Lui o lei sogna. Noi sogniamo. Voi sognate. Essi, cioè loro, sognano. O stavo scrivendo essi, ma essi è molto formale, ok? Essi è una parola molto formale, quindi si dice più che altro loro, d'accordo? Quindi guardate anche come si scrive, no? Insomma, quindi è questo. È più facile del verbo nascere in questo senso, però, no? Insomma, questo GN, no? In italiano si legge gn sempre, no? Então, cuidado mesmo com a pronúncia desse grupo aqui de consoantes, né? O G e o N. Gn, gn. É como se tivessem o N e o H em português, ok? Questo, dai. Benissimo, 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 benissimo. Allora, finora quindi tutto a posto? Ci sono. Loro sognano, perfetto, perfetto, João. Hai capito, benissimo. Posso dire questa mattina, poi ci fa di questa forma, davvero tu hai sognato con me? No, Maurício. Isso aqui não pode falar em italiano. Puoi dire davvero mi hai sognato? Oppure davvero tu mi hai sognato? Ok? Quindi non puoi dire con me, ma devi dire mi hai sognato. Ok? Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, vediamo un poco, dai. Dai che vi vedo, insomma, molto, molto propositivi, dai. È
molto coinvolti. Mi fa molto piacere perché questo è un argomento che no, io vi invito, vi inviterò anche alla fine, poi ad indagare, no? A ricercare quali sono gli altri verbi, perché ce ne sono tanti, no? Di questi verbi che in italiano si comportano in un modo e in portoghese si comportano in un altro modo. Nonostante questo sono simili, si scrivono allo stesso modo, significano le stesse cose, si pronunciano in modo simile. Quindi vi invito, no, sempre a indagare, ricercare, ok? Vediamo il prossimo verbo, dai, vediamo questo prossimo verbo qual è. Vediamo il prossimo verbo. Sempre demora un boccaggino a cargachi. Allora, il verbo sognare, vabbè, non vuole nessuna preposizione in italiano. Si sogna sempre qualcuno o qualcosa. Il verbo sognare non richiede nenhuma preposizione in italiano. Sempre se sogna alguém o alguma coisa, ok? Ho sognato qualcuno oppure ho sognato qualcosa, ok? Perfetto, andiamo avanti. Il terzo verbo di oggi è probabilmente uno dei verbi che più ho visto che creano qualche problema, no? Insomma, a quelli che imparano l'italiano come prima lingua, come seconda lingua o terza lingua. Ed è il verbo parlare, verbo falar, ok? Sto dizendo che este verbo aqui é um dos verbos que, em português, provavelmente um dos mais utilizados, em italiano também, mas a construção deles se diferencia um pouco, né? Então, vamos ver porque se diferencia um pouco, né? Perfeito. Quindi vorrei parlarti di alcune cose. Eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas, ok? Oppure dai, parla-me della tua vacanza. Força, me fale sobre as suas férias, ok? Vedete, in questo caso qua, in questi casi qua, ancora vedo che, no? State parlando del verbo sognare. Bene, no? Mi fa piacere, mi fa piacere. Noi sogniamo insieme, benissimo. Stanotte ho sognato con mio figlio. Attenzione, attenzione, stanotte ho sognato mio figlio, non con mio figlio, ok? Dai, torniamo al verbo parlare che anche è molto interessante questo verbo parlare, no? Perché lui también tem essa construção un po' esquisita in italiano, no? Quindi vorrei parlarti di alcune cose. Eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas. Oppure, dai, parla-me della tua vacanza. No? Força, me fale sobre as suas férias. Ok? Quindi, vedete, no? Che qui il verbo parlare in italiano si differenzia dal verbo falar in português, non somente para a forma, né? Come sta scritto, come è scritto, ma anche per la preposizione che regge dopo. In italiano vedete che regge la preposizione di, parlare di qualcosa, no? Parlare di qualcosa. Parlare di alcune cose, come nella prima frase, nella seconda frase è parlare della vacanza. Parlami della tua vacanza. Me fale sobre as suas férias, ok? In portoghese falar sobre alguma coisa, ok? Ora, dov'è che si fa tanto, diciamo, un po' di confusione, no? In italiano? Perché il verbo parlare, quando non è usato nel senso di parlare una lingua, ok? Vuole sempre la preposizione di. In italiano. Il verbo parlare, quando non è usato con sentido di falar un idioma, richiede sempre la preposizione di. Quindi, attenzione, innanzitutto, è di, non gi. Di in italiano, ok? Attenzione sempre a questa pronuncia, no? Di parlare, di fare, no? Quindi questa di deve essere bene pronunciata, ok? Perfetto. Vorrei parlarti di alcune cose. Bene, benissimo, quindi no? L'eccezione a questa cosa di parlare di qualcosa è quando noi diciamo parli italiano
Oppure parli quella lingua, no? Sì, fala italiano, fala aqueles idiomas, parli quelle lingue. Questa è l'unica eccezione, ok? È l'unica eccezione alla regola di questo di. Per tutto il resto, no, si dice sempre di parlare di qualcosa, ok? Parlare a proposito di qualcosa, ok? Benissimo, benissimo. Dice Clara, io ho parlato, attenzione, parlato del Colosseo. Io ho parlato del Colosseo, ok? Oppure parlare l'italiano. Parlare italiano o parlare l'italiano, no? A seconda, no? Del contesto. Bravo, João. Muito bem, parabéns. Quindi, mais uma vez, né? Somente para repetir, é parlare una lingua, no? Parlare portoghese, parlare italiano, parlare cinese, oppure parlare di qualcosa, ok? Falar sobre alguma coisa, ok? Perfetto, perfetto. Benissimo, dai, che siete bravi, eh? Siete bravi, siete bravi. Quindi, io dico, ad esempio, no, il passato, per dire, appunto, io ho parlato italiano. È proprio così, io ho parlato, no? Questo è il tempo composto, no? Il passato prossimo. C'è un'aula proprio sul passato prossimo qua in YouTube, no? Sul canale. Io ho parlato, no? Ho parlato cosa? Italiano, ok? Oppure io ho parlato di alcune cose, ok? Quindi vedete che ci sono queste due costruzioni principali, no? Parlare di qualcosa, parlare una lingua, ok? Perfetto, ragazzi, dai. Perfetto, muito bem. Até aqui tem algum problema sobre o verbo falar, verbo parlare, no? Qualche problema, sim. Io ho parlato, vediamo un poco, io ho parlato del Colosseo, non sul Colosseo. Attenzione, se tu vuoi dire, Clara, che hai parlato, você falou na cima do Colosseo, então io ho parlato sul Colosseo. Ma se tu vuoi dire, eu falei sobre o Colosseo, è mesmo io ho parlato del Colosseo, ok? Questa è la differenza. Essa aqui è la differenza, ok? Então, perfeito. É mesmo fácil, mesmo fácil. Não é nada complicado. Parlami d'amore, no? Parlami d'amore. C'è una bella canzone, no? Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Parlami di che cosa? Dell'amore, ok? Dell'amore. Parlami d'amore, ok? Non parlami amore, parlami l'amore. Parlami d'amore, dell'amore, ok? Perfetto, dai, perfetto. Andiamo avanti a vedere il prossimo verbo. Il verbo chiedere, o verbo pedir, ok? Verbo pedir. Ti chiedo di portare fuori il cane. Io ci penso para sair con cachorro. Chiedimi di sposarti. E ti dirò di sì. Me pensa para casar contigo? Eu direi che sì. Ok? Perfetto, ragazzi. Allora, qui notate la differenza subito. State notando qual è la differenza tra la costruzione in italiana e quella in portoghese? Vedete che, no, in italiano, ditemi un poco, la notate questa differenza nella costruzione tra questi due verbi? Ditemi se la notate. Ditemi se notate la differenza. Che, no, è abbastanza lampante, no? Questa differenza. Vediamo un poco.
chiedere di qualcosa, ok? Chiedere di fare qualcosa. Benissimo, bravi, molto bravi, vedo bene. Ok, bravissimi, bravissimi, avete già capito quindi perfettamente, no? Quindi vedete che in italiano, no? In italiano c'è questa costruzione con il di. Allora, Eliana, Eliana, você falou mesmo, no? Questo qui è un buon punto, è un buon punto quello che tu hai sollevato, no? Questo che del di più il, no? Queste si chiamano preposizioni articolate. È una cosa un po', diciamo, lunga da spiegare, però essenzialmente, no? Essenzialmente, ad esempio, no? Per dire io ho parlato sul Colosseo, no? Facendo l'esempio di prima, ora giusto per tornare, io ho parlato sul Colosseo, ok? Nel senso che io stava na cima do Colosseo, ok? Questo sul è una preposizione che è composta da su più il. Vedete? E diventa sul, ok? Ugualmente del sarebbe di più il, ok? Nel è in più il, ok? Quindi io posso anche dire ho parlato nel Colosseo, ok? Sta tutto bene? Pessoal, está tudo bem? Provavelmente travou alguma coisa. Pessoal. E então, está tudo bem? Estão me ouvindo? Provavelmente aconteceu alguma coisa. Voltou, voltei, voltei. Está tudo bem? Tive um problema aqui no software, mas parece que voltei. Voltei, perfeito, voltei. Um probleminho técnico. Desculpa, desculpa, não sei o que aconteceu, um probleminho técnico. Perfeito. Benissimo, dai, allora continuiamo con la nostra live, no? Continuiamo con la nostra live. Disculpe ancora una volta, perdonatemi, eh? Dai, andiamo avanti che ancora dobbiamo vedere un po' di cose. Allora, benissimo. Quindi il verbo chiedere, quando è seguito da un verbo all'infinito, vuole sempre la preposizione di. Io ti chiedo di fare qualcosa, no? In italiano, perciò, si chiede sempre a qualcuno di fare qualcosa. Il verbo chiedere, quando è seguito da un verbo all'infinito, richiede sempre la preposizione di. Per questo in italiano si chiede sempre di fare qualcosa, no? Di fare qualcosa. In portoghese io ti peço para fazer alguma coisa, ok? Quindi chiedere di fare qualcosa e pedir para fazer alguma coisa, ok? Perfetto, perfetto. Vediamo quindi dai il prossimo verbo. Allora, il verbo seguire.
Il verbo seguire, no? Attenzione qua a questa pronuncia innanzitutto, no? Seguire, no? Guardate, seguire, guire, non è seguire, no? Come in portoghese, ma è seguire, no? Io seguo, tu segui. Vediamo un po' la, prima di tutto, a conjugação. Vamos ver a conjugação desse verbo, né? Que é um pouco. Io seguo. Tu segui, lui, lei segue, noi seguiamo, voi seguite, loro seguono, ok? Quindi vedete che no, è un po' così. Io seguo, tu segui, lui o lei segue. Noi seguiamo, voi seguite, loro seguono, ok? Quindi attenzione alla pronuncia, no? Attenzione alla pronuncia, ok? Benissimo. Ma come si comporta questo verbo seguire? Come si comporta questo verbo seguire? In italiano diciamo sempre, no? Seguito da qualcuno oppure da qualcosa. Eu fui seguido por um homem ontem à noite. Sono stato seguito da un uomo ieri sera. Digita il numero seguito dall'asterisco. Digita un numero seguito di asterisco, ok? Quindi, come vedete, no? In italiano c'è sempre questa preposizione da, d'accordo? Seguito da, ma solo quando è utilizzato nel senso di seguito da qualcuno, ok? Seguito da, ok? Solo quando è utilizzato in questo senso qui. In portoghese, invece, c'è questa doppia preposizione, come vedete, seguito, seguido por alguém, seguito de alguma coisa, ok? Quindi in portoghese tem essa dupla opção. In italiano no, in italiano è somente un. In italiano è seguito da, ok? Seguito da. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Io seguo Fluency TV. Perfetto, perfetto. Ottimo, ottimo. Allora, benissimo, benissimo. Allora, se è tutto a posto, continuiamo. Il verbo seguire, quindi, giusto per ricapitolare, il verbo seguire, quando è usato nel senso di essere seguito, vuole sempre la preposizione da. Per questo si dice sempre essere seguito da qualcuno oppure da qualcosa. Verbo seguir. Quando for usado no sentido de ser seguido, requer sempre a preposição da. Por isso, sempre se fala ser seguido da alguém ou da alguma coisa, ok? Dai, questo è. Anche questo è abbastanza intuitivo, no? Come vedete, è abbastanza intuitiva, no? Quest'uso, no? Del verbo seguire. Vi consiglio comunque, insomma, di scrivervi, no? Questi verbi, no? di cui stiamo parlando, perché scrivervi vi aiuta poi a ricordare, no? Vi aiuta a ricordare sicuramente l'uso poi quando parlate, no? Perché questi sono verbi molto comuni. Essi qui sono verbi estremamente comuns, no? Ma ora vediamo un poco perché, come vedete, io ho preparato un esercizio qua per voi, ok? Un esercizio per voi per completare questa aula au vivo, eh? E vediamo un poco quindi come direste io sono nato in Napoli. Ditemi un poco qui no bate-papo, me falem aqui no bate-papo como então somente para recapitular aqui, para entender se realmente, né, tá tudo claro, tudo certo. Como você falaria aqui? Eu nasci em Nápoles. Eu nasci em Nápoles. Como você falaria isso? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Io sono nato a Napoli. Perfetto, fantastico, fantastico. Io sono nato a Napoli. Ok? Io sono nato a Napoli. Allora, siete tutti d'accordo? Siete tutti d'accordo che si deve scrivere così allora? Io sono nato a Napoli, no? Vi ricordo che si scrive quindi così perché dopo c'è un nome di città,
no? C'è nome di città, quindi si deve per forza usare questa A, ok? Vediamo la seconda frase adesso. Che cosa hai sognato? Ho sognato Marco. O che você sognò? Eu sonhei com o Marco. Cosa ci vorrebbe in quello spazio? Eh? Attenzione, attenzione a questa, attenzione a questa. Attenzione a questa, vediamo un poco. Vediamo un poco. Attenzione, attenzione che sto vedendo, no? Sto vedendo delle risposte. Vediamo. Niente, bravissimi, bravissimi. Vedo che qualcuno allora no, ha capito perfettamente. Questa è una pegadinha, no? Come se fosse una pegadinha, no? Si fa assim in portoghese. Non ci vuole niente, è un trabocchetto, ok? Io ho sognato Marco, ok? Io ho sognato Marco. Io ho sognato Marco, ok? Perfetto, perfetto. Vediamo l'ultima parte dell'esercizio. Ieri abbiamo parlato una cosa molto importante. Ontem falamos sobre uma coisa muito importante, ok? Come lo direste qua? Vediamo un poco. Come lo direste? Come lo direste? Come lo direste? Ah, c'è qualcuno molto bravo, qua. Sto vedendo, io vi leggo qui, sto lendo mesmo qui no bate-papo. Vi sto leggendo. E ci sono persone molto molto brave. Vediamo un poco. Di una cosa, bravissimi, bravissimi, fantastico, brava, bravi, 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 bravi. Ieri abbiamo parlato di una cosa, ok? Molto importante, non lo scrivo, sennò poi non c'entra, ok? Perfetto. Dopodiché c'è la quarta. Ti chiedo parlare a più alta voce perché non ti sento bene. Ti peço para falar mais alto, porque não te ouço bem. Ok? Quindi, vediamo, vediamo se vi ricordate questo verbo chiedere, eh? Vediamo questo verbo chiedere. Chiedere, chiedere, chiedere. Ti chiedo, ti chiedo, ti chiedo, ti chiedo. Vediamo un poco, vediamo un poco, vediamo un poco. Vediamo, bravi, bravissimi. Ti chiedo di parlare. Bravi, bravi, bravi. Ti chiedo di parlare, ok? Ti chiedo di parlare. Ok, perfetto, bravissimi. E vediamo ora l'ultima. Siamo stati seguiti una macchina nera. Fomos seguidos por un carro preto. Vamos ver este último aqui. Vamos ver este último aqui. Vamos ver este último aqui. Mas até agora, pessoal, parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Siamo stati seguiti, seguiti, seguiti da una macchina nera. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Siamo stati seguiti quindi da una macchina nera. Ricordatevi che in italiano no, quindi ci vuole sempre da, ok? Non è come in portoghese, quindi no, che ci vuole alle volte ci vuole por un carro preto o G, no? Siamo stati seguiti sempre da qualcuno o da qualcosa. Perfetto. Siamo stati seguiti da una macchina, ok? Da una macchina, beh, non si legge bene, ma siamo stati seguiti da una macchina. Macchina, macchina. Macchina, ok, perfetto. Eliminiamo solo questo. Perfetto, ragazzi, molto bene, molto bene, parabéns, parabéns, pessoal, seriamente, parabéns. Siete bravi, 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 lo sapete? Complimenti, complimenti. Io
Então, pessoal, muito bem mesmo, muito bem mesmo. Sou muito orgulhoso que vocês chegaram, né, a esse ponto, né, tão rapidamente aí de conhecimento. Esse aqui não é um tópico fácil, não. Não é um tópico fácil, não. E vocês, né, conseguiram mesmo entender rapidamente, né, como funcionam esses verbos um pouco enganosos. Vocês não foram enganados, não. Non siete stati ingannati. Non siete stati ingannati. Allora, io per chiudere, no, per finalizzare essa live, essa aula ao vivo, eu vou dar simplesmente um conselho para vocês, né? Cada vez que vocês encontram um desses verbos, né? E são muitos, não são poucos, são muitos. Mas esse aqui é um bom, né, dos idiomas. É a challenge, o desafio. Cada vez que vocês encontram um desses verbos, é melhor escrever não somente o significado do verbo, mas é melhor também escrever o que vem depois, não, desse verbo. Assim vocês vão não memorizar somente a palavra do verbo, mas também o que vem depois. Por exemplo, né, no caso de parlare, é melhor lembrar parlare di qualcosa. Não somente a palavra parlare, mas parlare di qualcosa, oppure parlare una lingua, ok? Essa aqui é uma pequena dica que posso dar para vocês, tá? Espero que vocês, né, vão utilizar bem essa diquinha. Tá bom, pessoal. Então, muito bem, muito bem. Então, nessa live, vimos um monte de coisas, vimos esses cinco verbos, que são um dos verbos mais utilizados, né? O verbo nascere, no? Il verbo parlare, il verbo seguire, il verbo chiedere, no? Quindi, abbiamo visto tanti verbi che sono molto comuni, si scrivono, no? E si pronunciano quasi allo stesso modo, e abbiamo visto le differenze tra il portoghese e l'italiano, ok? Ovviamente, pessoal, ovviamente, essas coisas são tópicos gramaticais que, especialmente, né, para as pessoas que conhecem bem a Fluency Academy, são bem tratados, são bem aprofundidos, mesmo lá na Academy, na Fluency Academy. Por isso, e claramente, né, como vocês, provavelmente alguns de vocês sabem, as turmas fecharam, né, essa semana, e são lotadas agora, mas é possível se inscrever na lista de espera. E o link fica mesmo na descrição dessa aula, tá? Então é possível se inscrever na lista de espera. Muito bem, muito bem, muito bem. E claramente, como vocês sabem, né, tem uma live de italiano, uma aula ao vivo cada semana, né? Então a gente se vê na próxima semana. E eu gostaria muito, pessoal, gostaria muito mesmo se vocês curtiram, vocês gostaram dessa live, né? Acharam boa? Assim, fala um comentário, um comentino no último post que foi publicado na página do Instagram da Fluency TV Italiano, né? Fluency TV Italiano, que é isso? Fluency TV Italiano, ok? E para lá vocês podem encontrar nenhum último post e falar, né, dar um feedback, né, falar o que vocês acharam dessa live. Mas, pessoal, mais uma vez, parabéns, parabéns e muito bem, eu estou muito orgulhoso, né, do que vocês conseguiram alcançar mesmo. E esse aqui não foi um tópico fácil, e aí deveriam estar bem contentes. Então, pessoal, buonanotte a tutti, buona serata, e ci rivediamo quindi alla prossima live. Muito, muito, muito obrigado. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti. Grazie veramente a tutti.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao, ciao.